aperte le porte del Museo Nazionale Rossini, uno degli edifici più belli di maggiore pregio storico della città di Pesaro. Il progetto museale ha visto la stretta e proficua collaborazione di vari soggetti, tra cui il Comune, che ha trovato come partner dell'operazione la Fondazione Cassa di Risparmio, proprietaria dell'immobile e usufruito del finanziamento di 1 milione di euro da parte del MIBACT d'intesa con la Regione Marche. Il Museo Nazionale è un progetto ambizioso per la città, realizzato nel percorso di restituzione del corpus rossiniano. Il museo si compone di 16 sale, 8 dedicate alla narrativa sulla vita di Rossini, 2 sale immersive, una sonora e una dedicata all'opera, delle postazioni multimediali immersive e una virtual tour di gruppo. Poi ci saranno 3 sale dedicate anche alle mostre temporanee. La multimedialità accompagnerà i visitatori all'interno del museo alla scoperta di fotografie e documenti inediti e dei progetti creativi e racconti della vita anche privata del più grande compositore pesarese. La multimedialità ti permetterà di sfogliare tutti i vari volumi e le vicende di Rossini, che permette veramente di creare momenti di grande interesse e di rinfrescare personaggi che a volte sulle pagine dei libri appaiono un po' sbiaditi, invece è come se tornassero a nuova vita. L'allestimento del museo prosegue in vista della cerimonia di inaugurazione prevista per l'11 giugno prossimo. Per l'occasione è stato restaurato anche il pianoforte appartenuto a Rossini, suonato sulle prime note dalla player da Federico Umbri, studente del conservatorio.